Signori, benvenuti su Around the Valley. Ma ciao Cesarino, cosa stai facendo? Che bello. Sto facendo un mobile. Ma per te? No, per te. Per me? No, in realtà è per Frank. In realtà è per Frank. Ma Frank, perché non ti fai il tuo mobile da solo? Ma l'hai ma ti paga? Frank è malaticcio in realtà. Ha vomitato 10 volte nel giro di 10 giorni e ha detto: per favore fammi il mobile. Ah, bello, sembra più una casetta vista da qua. Ma è un mobile per cosa poi? Non ho capito. Per il nuovo computer. Per il nuovo computer? Sì, vuoi vedere il nuovo computer? Sì, fammi vedere il nuovo computer. E questo è il nuovo computer. Questo è il nuovo computer. Ah, ma ci hanno anche scocciato sopra il mouse. Che bello. Abbiamo bellissimo. Arricchito il nostro repertorio dei computer. Ma quanto ti paga Frank? Ma che vuoi da me? Sono cose mie. Frank, lo posso fare a un prezzo più basso? Veramente? Sì. Magari anche me. Ma che anche ti spendi per due noccioline, vuol dire. Ma ti paga due noccioline? No, mi paga una banana e vale quanto 10 noccioline. Io mi accontento di metà banana. Hai spanato una vite? Aia, hai spanato una vite. I biglietti da 20 euro? No, 60. 60? No. Siamo stati derubati, Frank. E come sempre Nelsino non sta facendo nulla, sta guardando gli anime. Ah! Cosa stai facendo Nelsino? Fa vedere. Del salotto. Ma in realtà tu sei l'unico che mi dà del contenuto back vero. Io sto facendo la copertina. Ma fammi tipo adesso ti spiego il mio processo. Spiegami. Ho salvato questa copertina che è quella diciamo base. Ok, no? Ho fatto anche questa variante rispetto al solito con Yaki al centro. Che bellino Yaki. Adesso. Ma aspetta, attendo a non metterlo sbavato perché era sbavato Yaki. Ok, non ha nessuna sbavata. Ah, che era sporco. Era sporco di cioccolato, sì. Dicevo che sono indeciso. Adesso faccio una seconda versione dove ci sono anche dei droni. Ah, bello con i droni. Per testimoniare la bello. Tecnologia. Ma il dubbio che ho è, dato che c'è un drone anche nel video principale. Sì. Non è che ci si confonde poi. Ah, potrebbe. Beh, adesso tu faccia la doppia scelta, così dopo votiamo sul gruppo che abbiamo a Space. Abbiamo un gruppo, Frank, in cui votare le copertine. E qua? Bevi la capra santa. Ma perché voi avete sempre Bevi la capra santa. Io non so cosa dire. Ogni volta sviluppano un linguaggio santa. Un linguaggio diverso. Ogni volta c'è qualcosa che non va. Vuoi forzare anche tu la capra santa? Che cosa vuol dire? La canzone della capra santa. Della capra santa. Ok. No, mai sentita. La canzone della capra santa che diventa capra santa. No, mi manca. Ma cosa stai facendo? Belluno. Scusa. La città di Belluno. Posso sapere? A Belluno c'è un'usanza che si fa praticamente a gennaio. È la tradizione della capra santa che rompe la capra santa. Cuociono la capra santa in onore della rottura della capra santa. Della capra santa. Penso di esserci arrivato. Sì, in tutto sì. Questo tu stai facendo un arancino con dell'erba gatta che fa un odore terribile. Sì, per tutti quelli che io è stato mio. Perché? Non so perché. Di gatto. Tutti quelli che diranno avete ucciso una pianta. No, è commestibile. E sai che in realtà non lo sappiamo. Sai cioè che Cesare si è piantato un chiodo nel polso. Cesare, tutto bene? Ma guarda qui che mobile di addirittura si passa all'insulto. No, io non quando volevo. Si riesce si passa volevo. All'insulto. Cosa è hai fatto? È fisiologico questo insulto. Ma ti sei piantato una vite nel dito? No, ma sono veramente. Aspetta, secondo me devi dare una pacca qua a te. Dai una pacca qua, che sennò non va giù. Dai una pacca qua, dai. Dai una pacca qua. Allora però se non stai fermo io non riesco a fare nulla. Ma lo vedi che c'è uno scalino qua? Ah no, ok, ora è unito. Ah, l'ho tolto lo scalino. Bravo. Perché tu hai smesso di battere le mani sul mio mobiletto. Ok, va bene, ti lascio fare, ti lascio fare. Grande Cesi, grande Cesi. Buttalo giù sto mobile. Tutto a posto? Stavo dicendo. Stavi dicendo? Sì. A Belluno c'è quest'usanza. Quella della capra santa. La capra santa che rompe la capra santa. Crepa la capra. Dopo tutto. Sì. Perché dopo tutto ci sta ogni tanto dirlo, no? Cioè mentre parli, dopo tutto ci sta sempre. Ci sta sempre. Belluno, dopo sì. Tutto, quando preparano la capra santa per la rottura della capra della santa. Della capra santa. Non ce la farò mai a ricordarmi. Sì. Pagano, cos'è? È la rottura cos'è? Della capra santa. La crepa della capra. Che cosa rappresenta? Rappresenta la resurrezione della capra santa. Della capra santa. Della capra santa. La rottura della capra santa. Scusa, è vero. Della capra santa in onore della rottura della capra santa. Che rappresenta la resurrezione. È metafora di l'anno nuovo. No, l'anno nuovo si festeggia Capodanno 31 col passato. Prossimo 13. Natale. No, Pasquetta, Arancino, Pasquetta, Arancino. Pasqua. Quando la scala divenne, ti ricordi? Ah, quando la scala divenne. Nick, verrò a salvarti. Nick. Allora adesso io non vorrei essere polemico, però io Frank non capisco perché tu devi avere il mobiletto in legno di Mogano. Però ce l'hai in legno. C'è uno svantaggio. Sì, ma quello lì è un vecchio pezzo della mia cameretta. Era tuo? Sì, era mio quello lì. Era tuo? Sì, no, quello lì è la prima cameretta del Tone. Comunque, c'è uno svantaggio. Qual è lo svantaggio? Che questa postazione è per nani. Ma in realtà è altezza Nick, eh? Frank, e inoltre, perché è il computer più bello e più potente? No,
Frank. Fa schifo. Come fa schifo? Comunque, la secondo me, a ognuno di noi spetta un tavolino. Così. Sì, così. Io lo voglio debano. Con le rotelle, così può andare in giro. Magari un pochettino più alto. Sorretto. Ma sarebbe stato fighissimo il computer sorretto da Nick. Bello, Nick. Nick, mi sorregge il computer. Dai, io mi ho chiesto di sorreggere qualcos'altro. Ah. I primi amori della valle. Si fa interessante. Comunque ho scoperto chi appendiamo oggi. Chi appendiamo oggi? Ho cercato personaggi famosi Sicilia. Pippo Baudo. Perché è siciliano? Sì. Pippo Baudo. Pippo Baudo è siciliano? Oh, mica. No, non l'ho filmata. L'ho mancata di un soffio. Vabbè, Nelson vi ha appena rallegrato l'aria. Cosa state facendo? Annusiamo la scoreggia di Nelson. Annusate la scoreggia di Nelson, mi sembra giusto. Ah, Frank, ti devo dare una brutta notizia, ma in realtà la sai già. Cioè? Te la ricordo. È morto un pesce. Uno su tutte le vacanze non è male in realtà. Se pensi a quando c'è l'acquario, è un gran traguardo. Sì, sì, è un gran traguardo. Pensavamo non durasse una settimana. È morto, ne è morto solo però uno. Però metto noi sbagliato. Te l'avevo detto, vieni un giorno prima, guarda se è morto un pesce e va a ricomprare che nessuno se ne... Non ho fatto in tempo. Bene, l'avevo già ricomprato. Ah, l'avevi già ricomprato, Nick? Non ci posso. Cosa hai fatto? Sì, oggi manco tutti i momenti di ripresa. Mi sto mancando tutti. Cosa hai fatto, Cesi? Io non sopporto le aspirapolveri sdozze. Sdozze o sei tu uno zotticone? Ma scusa, ma ho capito, ma che pare? Ma l'hai spezzata a metà? Non sa controllare la sua forza, ragazzo. Gigantesco, capiamo. Sono irresistibile. C'è veramente forzuto. Ma io ho visto che l'ha spezzato con la gamba per comprarne uno nuovo. Palesemente. Ma dai, ma ti pare però? Mi fa girare le balle. Ora ma... questo lo ripaga tutti. Ma che plastica è? Ma guarda te. Ma l'hai proprio spezzato in due? Ma sì. Almeno ci puoi spiegare la dinamica? Niente, sono andato là sotto, alla zona PC. E c'era troppa polvere. Ho urtato la gamba del tavolo. Sì. E ha fatto crack. Ma neanche con... Sono dei testimoni, te hai visto tutto? L'ho visto e... Ah, è così. È successo così. Allora, devi filmare la reazione di Cesare quando esce fuori la stampa di Pippo Baudo. Vai. Vado, sì, non pulire la stampante intanto. Come non pulirla? Poi filmi la stampante che è Ma è Pippo Baudo da giovane? Sì. Sì, guarda quanto ti assomiglia. Guarda, se ti dici in questo momento della vita. Mettitelo di fianco. Perché hai i baffi. No. Allora, ragazzi, assomigliate. Guarda qua, Cesare. Se non assomiglia guarda Cesare. Guarda qua, un po' corrucciato devi essere. Devi essere un po' corrucciato? No, devi guardare qui, guarda qui. Però il buff di Pippo Baudo è più potente, se posso dire. Però, dato il video che dobbiamo fare, io mi aspettavo stampassi invece la versione arrabbiata di Pippo. Dov'è? Ah, perché Nelson aveva selezionato tre versioni di Pippo Baudo. E tra queste c'era questa qua. Quella, cioè, dato che facciamo degli arancini e. Dai, fai quella. Violentiamo la cultura culinaria siciliana. Questa. Ma, però, confronto al buffo. Non lo so neanche io. Cioè, infatti, te l'ho messo tutte e due. Vabbè. Frank, ti sei creato anche lo spazio per il tuo bimbo? Ok, quello è per te. Tu. Ah, adesso vieni a vedere Nick che mette a posto le palle. Ok, in che senso mette a posto le palle? Mette a posto una palla un po' più davanti palle. E leva la palla più piccola la lascio un po' dietro così si nasconde. Ma è come fai anche nelle mutande? Dario, è successa una cosa. Io l'ho vista fare ma non, cioè, non l'ho capita bene. Nel senso, è successa una cosa che è stato Nick. Io ho visto questa cosa, io non te la voglio rivelare perché non voglio essere comunque una spia. No, non si è rotto un arancino. Forse peggio, Nick ha toccato qualcosa di tuo personale. Nick, io non voglio far la spia però. Nick, cosa hai fatto? Ma è stato proprio un gesto che non ho capito. Vabbè, quando te ne accorgerai poi. Cosa vabbè. Mi ha fatto la macchina? No, non la Mac, peggio forse, peggio. La giacca. No. Cosa hai fatto, Nick? Io non l'avrei mai fatto in tutta la mia vita, ma mai. Posso dire che a me Nick mi sembra il mozzo di una nave. No, io ti giuro, è una di quelle cose che non avrei mai fatto nella vita. È una roba semplicissima, ma non l'avrei mai fatta. Cosa hai fatto, Nick? Cosa hai fatto? No, non a quel punto. Che ha perso un zainetto, trova un merdone così. Mi hai cagato sul cofano. Non sono io quello che ha cagato sul cofano. No, quella è la vicina. Sappiamo che ormai è la vicina. Ah, vabbè, sì. Però la vicina almeno non mi caga sul cofano, mi caga di fianco alla macchina. Perché? Però posso dire che è il tipico di cui sospetterei, Nick, che caga sui cofani delle macchine. Sì, perché una mattina apri la porta dello studio, c'è lui che sta cagando. Tipo, perché sta cagando per terra. Ma ha un'immagine così angelica che secondo me te potresti proprio essere il tipico che caga sulle cofani. Sulla tavoletta del cesso, cioè tu sei seduto proprio sul cesso, la tavoletta del cesso. Vabbè, adesso l'abbiamo attivato per sempre. Allora ormai l'abbiamo attivato, è finito. Già che ci siamo, Cesare, vuoi raccontare per la terza volta come eviti di cagare? O come hai cagato sulla valigia di un tuo amico? Oh, no.
No, e piuttosto io focalizzerei l'attenzione sul culo di Nick, che ha sempre un taccuino inserito nella tasca. Veramente? Fa vedere, girati. Non capisco perché. Girati, Nick. Perché è 2020, nuovo anno, nuovo me. No, nuovo anno, nuovo me. Ah, beh, lì si appunta. No, sai cos'è? Lì, secondo me, sì. Lì si appunta ai chili delle che sgancia, capito? Io sulle auto. Riprovo a utilizzare un'agenda per organizzare. Ma scusa, ma lì si appunta le targhe. E questa è la mia agenda dell'anno. Qua dove spunta le zone dove carica. È un'agenda. Vabbè, ne mancano solo quattro, Nick. È un'agenda. Sono le mie cose. Qua c'è la tua targa, Dario. È grande, Dario. Ma c'è uno sp***o così sulla macchina. Io non ho visto nulla. Ragazzi, no, stracciamelo e pulire, cioè scusa. Vai a prendere lo spazio. Cioè, è figo qua su Around the Valley scherzare, cioè, però secondo me. La round queste robe. Sì, no, si esagera un po'. Esagerato. È un po' esagerato. Sono cioè, d'accordo. Ci dai anche del disinfettante. No, sì, dai, Nick, è esagerato. Io ho capito, scusa, se siamo qua. Vabbè, ha fatto ridere come cosa, però. Ho capito. Adesso non puoi inquadrare fuori perché si vede la targa e tutto, perché c'è. Dai, Nick, vai a pulire la tua. No, lo so, io comprendo. Sta dicendo che stava facendo un grosso così sul cofano. È stato a Miami, perché Nick è appena tornato da Miami. Cosa ha fatto a Miami? I più grandi della sua vita. Perché ti nascondere lì? Ma che stai facendo? Ma stavo facendo finta di pulire perché non possiamo inquadrare l'entrata. Ho capito, ma finta quindi di pulire. Io mi metto qua così potevi riprendermi mentre facevo. Ma cosa fa? Ma perché è tutta finzione, è tutto finto. Ma non è vero, Nick. Ma sì, nessuno ha cagato sulla macchina di Dario. Cioè, con la scusa che è tutto finto, io me ne devo tornare. Vabbè, c'è anche da considerare che quest'anno i backstage vengono anche guardati dalla mamma di Nick. Quindi, Nick, Nick, comprendo che tu ti voglia giustificare. Ma c'è davvero una cacca sulla macchina di Dario? Quindi ci sta a dare alla fine che si giustifichi, vabbè, così. So anche che si sappia le robe che fa Nicola. Cioè, adesso io sono costretto a fare la puntata. No, dico la cartellina. Era questa la cosa principale che Nick aveva fatto. Aspetta che la inquadro. Nick, a un certo punto, proprio neanche mentre lo stavo riprendendo, ha preso una penna e ti ha disegnato quello sulla tua cartellina. Io non so, perché forse è una sfida, non lo so. Sì, ti dico, visto che lui non ha sentito. Sì. Mi vendicherò. Faresti di tutto per aprire un regalo. Senti, io faccio quello che voglio. Devo solo impostare la camera così, guarda. C'è un passo sul burasino. Ci ha fatto un regalo. Cos'è? Allora, io, Nelson e Tonno ci siamo appassionati a un gioco da tavolo. Esattamente ieri. È arrivato. Esattamente ieri, io in lista desideri ho inserito questo gioco ed è stato comprato immediatamente. Perché evidentemente è apprezzato non solo da me. Apprezzatissimo. No, era figata. Fighissimo. Ma poi è famosissimo. Catan. Famosissimo. Aia. Scusa, bomba Catan. Catan. E vediamo chi ce l'ha regalato. Chi ce l'ha regalato? Colonizza, non c'è scritto. Commercio. Ma cos'è? Commercio. Un Monopoli del. No. No, non c'è scritto comunque. Non c'è bigliettino. No, non c'è bigliettino. Non c'è il bigliettino. Vabbè, scrivici. Grazie. Grazie a chiunque ce l'ha regalato. Grazie per Catan. Questo gioco che io non avevo mai sentito in vita mia. Io lo spengo qua. No, lascia acceso. Ci beviamo un caffè. Facciamo vedere come ci beviamo un caffè. Due balle. Allora, fammi vedere. Abbiamo il bottone e c'è il caffè. Bello, grazie di tutto. No, aspetta.